Una partita gestita bene per 45 minuti, poi lentamente c'è stata una difficoltà che ha portato, è loro che è arrivato brutto alla fine. Ma... Sì, no, anche se si è preso gol all'89esimo, però credo che la partita sia stata in equilibrio fino al 60esimo. Primo tempo, i primi 15 minuti, fino all'occasione di Insigne nel secondo tempo, dopodiché mano a mano hanno meritato la vittoria perché si è fatto fin troppo poco nell'ultima mezz'ora per portare a casa un risultato. Secondo te come mai è successo questo? Calo fisico, un problema? No, io ho preventivato il fatto che magari la condizione non ottimale di qualche giocatore ci avrebbe portato a soffrire, no? Nella parte finale, ma credo che la differenza, ripeto, nella seconda parte del secondo tempo l'abbia fatta la voglia e la determinazione di portare a casa il risultato, dove ci sono state altre occasioni, oltre al gol, dove abbiamo concesso 5-6 tiri da fuori area, perdendo dei contrasti, quindi quello che dispiace e il non vedere la cattiveria giusta per portare a casa il risultato. Poi la partita si può perdere comunque, ma non nel modo in cui si è interpretato l'ultima parte del secondo tempo, la mezz'ora del secondo tempo, dove si è visto evidente che dall'altra parte hanno fatto sicuramente qualcosa in più per cercare di vincere la partita, non sotto l'aspetto del gioco, ma sotto l'aspetto appunto del contrasto, della conclusione, le situazioni di calcio d'angolo, le situazioni di palla in. Quindi devo dire che la Cremonese, ripeto, specialmente per l'ultima mezz'ora, ha meritato il risultato. C'è stato, tu hai provato, hai capito queste difficoltà, hai cambiato sia l'attacco che il centrocampo. Sì, devo dire che quando si fanno dei cambi bisogna farli per cercare di migliorare la situazione. E, a differenza loro, e chi è subentrato ha dato qualcosa in più, bisogna fare di più. Quelli che sono subentrati non hanno dato quel cambiamento rispetto a come era prima la situazione. Ma è una situazione generica, ripeto, non mi è piaciuto l'atteggiamento della seconda parte del secondo tempo. Le partite con il Basone, con il mercato non si vince. Il campionato di Serie B, se si va in campo determinati e cattivi, molto probabilmente si porta a casa il risultato. Se no rischiamo di fare le figure che abbiamo fatto oggi. Ripeto, parlo della mezz'ora finale, perché per un'ora la squadra ha cercato di fare anche quello che si era provato in settimana, l'ha fatto anche abbastanza bene. Ha creato qualche situazione, viene in mente all'inizio del primo tempo con Di Gaudio, l'azione di Insigne, ma dopo mano a mano siamo scemati e siamo diminuiti e ci vuole personalità per l'arco di tutta la partita, specialmente nei momenti di difficoltà. Fa onore non creare alibi. Assolutamente, mi conoscete, non ho mai creato nessun tipo di alibi, il campionato di Serie B non ti permette, ma per il mio modo di essere, credo solo nel lavoro, quindi avremo materiale in settimana. Sì, sì, sì. Su cui lavorare. Qui stai senza parlare di mercato, però salta all'occhio che è la quarta partita in cui fanno una serie, quindi è più, forse non è più un problema di punta centrale vera e propria, è un problema di creare più occasioni durante la partita. Mai, ripeto, si è creato poco oggi, in altre circostanze si è creato tanto. Ma come non creavo alibi, non cercavo alibi nel momento in cui mancavano degli attaccanti, non li cerco neanche adesso. È il modo o la voglia che si ha di volere qualcosa. Mi viene in mente Di Gaudio, due o tre situazioni dove ha messo la palla sul primo palo, non ci siamo arrivati. Eppure c'era una Karajović e poi è subentrato Celano. Ma con i nomi non si fa niente. Questo lo dimostra il campionato di Serie B, che purtroppo per la mia carriera l'ho fatto in diversi anni, quindi la conosco abbastanza bene. La nota più lieta di oggi è dentro di Ceravolo, che sarà molto utile. Sappiamo che purtroppo a volte può anche andare a discapito della prestazione della squadra, ma per recuperare la condizione purtroppo io ho bisogno di farlo giocare perché è un giocatore importante, però ripeto, il problema non è stato sicuramente Ceravolo oggi. Mister, adesso ci può essere anche il contraccolpo di vedere davanti altri avversari scappare, oppure la classifica comunque resta fuori del quotidiano? No, quello che credo che bisogna guardare l'obiettivo settimanale, ma per far sì di rimanere aggrappato nelle prime posizioni, quello che deve cambiare, ma è quello che si è fatto nel giorno di andata, perché per la maggior parte del campionato del giorno di andata lo abbiamo dimostrato che possiamo farlo. Ma se, ripeto, non andiamo in campo con la giusta determinazione, la giusta cattiveria, faremo bene a guardarci dietro piuttosto che avanti. Dezzi a sinistra era un po' annunciato per la prima partita, che risposta ti ha dato?
Ah, credo che ha rispecchiato la prestazione di tutta la squadra, no? Dove abbiamo fatto bene per circa un'ora, poi mano a mano siamo venuti meno in momenti di difficoltà. L'ultimo cambio purtroppo ho dovuto far uscire Gianni perché ha avuto un problema, però ripeto, ha rispecchiato la prestazione di tutta la squadra. Grazie a tutti, grazie. Buonasera.